che noi riteniamo anche che questo governo davvero non possa far uso dei voti di fiducia e dei decreti, perché sarà solo dal dibattito parlamentare che politica e politiche potranno incontrarsi per il bene del Paese. La ringrazio. Grazie. D'accordo. Sì, allora ora è iscritta a parlare la deputata Ruocco, 2 minuti. L'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo. Sarà proprio ispirandosi a questo principio che molti dei politici che finora si sono occupati di salute hanno di fatto peggiorato le condizioni di malati e medici. Da questo momento però tutto cambia. Per fortuna ci troviamo davanti a una persona consapevole della materia come l'onorevole Lorenzin. Ricercando tra pillole di saggezza da lei pronunciate, brilla l'esternazione fatta quale candidata governatrice pro tempore quando rassicurò sul fatto che il comparto della salute nella Regione Lazio si stava riprendendo alla grande. La popolazione del Lazio saprebbe replicare. E non finisce qui. Recentemente ha affermato: un buon governatore deve togliere la politica dalle scelte scientifiche e sanitarie. Ci domandiamo quale altro contributo, se non politico, possa dare da ministro. Dal suo cursus sonorum, infatti, sembra di cogliere una certa povertà curriculare, cristallizzata all'esperienza liceale, non troppo in linea con quanto garantito dal premier Letta, che ha sbandierato che avrebbe dato il bastone del comando a persone esperte che conoscessero perfettamente il funzionamento dei ministeri, che fossero già patentate, speriamo almeno in un foglio rosa. Le inchieste sulle spese relative alla sanità ricordano che per rientrare dai costi si tagliano posti letto e assistenza, mentre si dovrebbe provvedere innanzitutto a eliminare sprechi e privilegi, perché la sanità è divenuta luogo di spartizione di incarichi grazie a una gestione di stampo affaristico, in cui convivono scongelati ed amalgamati nella stessa brodaglia imprenditori farmaceutici, lobbisti e politici, anche contigui al partito di cui lei fa parte. Giova ricordare che la spesa per i farmaci rimborsati dal sistema sanitario ammonta a 20 miliardi all'anno, altro che gettito IRAP. Qualora comunque sia in difficoltà, sappia che siamo a disposizione, collaboreremo per le nostre competenze, ma senza mescolarci. Ancora una volta, noi cittadini potremmo stupirvi quanto a curriculum e buon senso. Grazie. Buon lavoro. Ora è iscritta a parlare la deputata Costantino, a 5 minuti. Signora Presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio, anch'io voglio esprimere una sincera vicinanza a Giuseppe Giangrande e voglio rivolgere un pensiero particolare a sua figlia Martina, che si è ritrovata all'improvviso ad affrontare una situazione così drammatica. Un gesto che non ha alcuna giustificazione, neanche innanzi ad una condizione di solitudine personale o di disperazione sociale. Con la stessa forza e consapevolezza con cui condanniamo questo gesto, oggi dobbiamo essere capaci di farci carico della complessità e del quadro esasperato in cui versa il nostro Paese. Troppa retorica abbiamo ascoltato negli ultimi anni, soprattutto nei confronti dei cosiddetti soggetti deboli. E troppa poca azione invece c'è stata nel modificare realmente le condizioni di vita delle persone, tutte, dagli anziani ai bambini, dai giovani agli adulti. Dentro questo quadro d'insieme non vi è alcun dubbio che le donne siano ancora oggi, in una maniera trasversale a tutte le età e a tutte le categorie sociali,